questo mito di Torino, capo della procura di Torino, una leggenda vivente per tutta Italia, che viene a sostenere la necessità di mantenere in condizioni di arresto due donne incensurate, di cui una tra l'altro madre e tre figli, con dietro delle imputazioni di tipo resistenza, francamente non riesco a capirlo, insomma. Secondo me il partito delle cooperative comincia a avere idee confuse, che non vuol dire che non sia pericoloso, però comincia a avere idee confuse. Sapete quando San Francesco fu arrestato, parlava con gli uccelli, aveva un lupo amico, mi sa che diavolo si diceva. Comunque, violenza non riuscirono a ritirare, ma resistenza sicuramente sì, quindi siamo a questi livelli. Ma allora, a parte questo, io invece volevo parlare di come vedere cercare di impostare il nostro tentativo di uscire dalla lattisusa e di costruire un discorso politico con realtà che sono esterne. Perché secondo me, io sono un po' deluso sinceramente di quello che sta accadendo in Italia, mi aspettavo una reazione più forte di fronte a un programma che io leggo come un programma di distruzione dello Stato sociale, insomma, che in questo momento viene portato avanti e che praticamente viene accettato da tutto lo schieramento delle forze politiche. La loro rivalità è puramente formale. Vabbè, però pur essendo vero che insomma non succeda praticamente nulla, non so, in Spagna ci sono gli indignados e in Grecia ci sono manifestazioni, incazzato, cioè sì, come dice lui, comunque c'è della gente in felicità, qui sembra che tutti vogliono votare per vento, e per me è un mistero assoluto, insomma, come mai gli italiani si comportano così. Però nonostante questo è il momento di provare, secondo me, noi dobbiamo provare a uscire dalla lattisusa con un discorso che contenga degli elementi di politica generale, che io non andrei solo a parlare del problema del Stato, ma punterei sul fatto, sul legame indiscutibile che c'è tra la politica delle grandi opere, la politica della spesa pubblica, la costruzione del debito e la resa dei conti che c'è ora, mettendo in evidenza che tra quelli che perdono il lavoro ora e quelli che si sono arricchiti con le grandi opere, con i soldi distribuiti con la garanzia del tesoro, messi immediatamente in circolo, c'è un legame strettissimo. C'è un legame strettissimo. La CAP è il caso. Caso da manuale di come si possa derubare gli italiani con una serie di dispositivi legali che sono sostanzialmente truffati. Abbiamo parlato tante volte, non voglio ritornarci per l'ennesima volta, però questo è un dato di fatto, cioè la TAP non è sola, guardate, la privatizzazione dell'acqua seguirà esattamente lo stesso schema, le tante società controllate, le cosiddette, quelle che una volta erano le società pubbliche, che adesso sono diventate società di diritto privato, anche se controllate dai partiti, svolgono funzioni dello stesso tipo, cioè quello di trasferire ricchezza dai poveri verso i ricchi. E il trasferimento di ricchezza che c'è stato in questa direzione è clamoroso. Negli ultimi 20 anni quasi il 10% del reddito nazionale è stato trasferito dai salari, quindi dalla gente che lavora come noi, alla rendita, alla speculazione, quindi ai banchieri e agli speculatori finanziari. Spesso c'è da dire indietro sui soldi, che bisogna trovare le armi. Bisogna trovare le armi su questo perché la connessione tra la difesa del nostro territorio, tra la difesa, diciamo, delle condizioni di vita in Val di Susa e la difesa degli interessi generali degli italiani, c'è una connessione strettissima, l'una è legata all'altra. Sì. E quindi noi dovremmo provare a trovare consenso su una piattaforma politica di tipo generale. Adesso che so che sono diventato pazzo, ma siamo 40.000 in questa valle. Non credo che noi possiamo caricarci sulle spalle una cosa così gigantesca e portarla avanti da solo, però provare a cercare persone interessate, gruppi interessati a costruire un discorso di questo genere. Sono delle piattaforme semplicissime. Vi faccio un esempio banale. Una volta la Maddalena
non detto che c'è il problema scaduto, ma in soluzione, se non con un'azione politica, di quelli che stanno perdendo posti di lavoro, quelli con i contratti a termine, quelli con i contratti a progetto, quelli che entrano in cassa integrazione di aziende che stanno per chiudere, non rientrano più a lavorare. Lo so, mi dispiace dirlo, ma non esiste più nessuno. Io ci vedo pochissimo, non è vero che a 40, 40, 50, con il rilancio dell'economia, nei termini che non vi sarà, questi potranno finalmente costruirsi una vita, chiedere un mutuo, sposarsi. Questi che sono persone che sono state tagliate fuori dal nostro consesso sociale, che vivono perché bene o male esistono le famiglie, i nonni e così via, che in qualche parte supportano questa situazione. Allora, di fronte a situazioni di questo genere, noi siamo dei coraggi di dire, noi non ci stiamo, i loro detti si pagano loro. Noi dobbiamo andare a loro. E poi che hanno incassato liquidazione del toro, ci rendano i soldi, che sono soldi nostri, vogliamo i nostri soldi, ladri dobbiamo dire a quelli del toro, qua al comune di Torino o così via, insomma la postazione deve essere a mio parere di questo tipo, con qualche programma, con qualche proposta di carattere generale che magari non è tanto facile da realizzare, ma almeno serve a chiarire l'idea. Uno, vogliamo continuare a spendere quello che stiamo spendendo in spese militari? Mentre stanno crollando le scuole, mentre ci chiedono gli asili e così via. Allora, non vogliamo gli altri 36, molto semplicemente. 35, scusate. Ero già là, mi potete successire. Non vogliamo prendere, non vogliamo prendere 35, non vogliamo tutti questi soldati in giro per il mondo che ci portano un occhio della destra, che li riporti a casa, che li riporti. No, avete ragione, certo c'è il rischio che ci rimettono tutti a piovere. Ma guardate che tra le spedizioni in difesa della democrazia, massacrando destra e sinistra, quello che succede a Chiomonte, c'è un legame strettissimo. Quello che hanno organizzato a Chiomonte, per la specie di Portillo, zona fortificata, con due vie d'accesso sicure, io non mi aspettavo che potessero sequestrare la loro strada a vita, sinceramente, adesso sono riusciti a farlo. Bene, questa roba qui è una tecnica tipicamente militare, è la stessa tecnica che usano per fare i fortini in Afghanistan. Quindi tutto sommato, insomma, un certo rifiuto della spesa militare può venire comodo anche a me. E tra l'altro io vorrei che si studi, che noi cominciassimo a pensare, cioè parlandone con altri, ma ho detto non penso che possiamo farlo tutto noi, possiamo discutere, però con chiunque sia disposto a discutere con noi di questo, alle possibilità di un salario generalizzato, salario di cittadinanza, perché di fronte a una forte componente del nostro sociale, dei nostri concittadini, che rischia di essere tagliato fuori per sempre, quindi di decadere dalla condizione di cittadino, perché chi non ha diritto al reddito, lasciamolo perdere, questa ipocrisia del lavoro, parliamo di reddito, chi non ha diritto al reddito non ha più un cittadino, insomma non può più costruirsi una vita, non può fare un mutuo, eccetera. Allora di fronte a una situazione di questo genere, noi dobbiamo dire che per noi è inaccettabile, quindi va recuperata con forme, con iniziative che permettano a tutti di sopravvivere in modo dignitoso. Come poi utilizzare i fondi per questa vita dignitosa, il discorso che dobbiamo anche costruire insieme, non è detto che dobbiamo rinfilarci a testa bassa nei tradizionali meccanismi del capitalismo selvaggio e finanziario, allora con più modo lo vedremo dopo, ma l'idea chiave che non si può accettare che una parte dei cittadini italiani diventino cittadini di serie B, questa va difesa. E va difesa con grande decisione. E anche qui c'è un punto di contatto con noi. A noi hanno rifiutato il diritto di discutere il destino delle case e dei posti dove viviamo, nel nostro territorio. Anche noi siamo cittadini di serie B. Del resto basta andare a Torino e parlare con qualcuno di quegli stronzi della borghesia torinese nei loro salotti e ci se ne rende subito conto del fatto che noi siamo dei poveri montanari nei loro occhi. Cittadini di serie B che vogliono essere anche loro di serie A, secondo me è un obiettivo
lo sforzo di te, se poi se non ci riusciamo pazienza, ma se in questo momento vuole Dio, vorrei